ditemi. Sono io. Busso alla porta di tutte le scale. Ma nessuno mi vede. Perché i bambini morti nessuno riesce a vederli. Sono di Hiroshima. E là sono morta. Tanti anni fa. Tanti anni passeranno. Ne avevo 7 allora. Anche adesso ne ho 7. Perché i bambini morti non diventano mai grandi? Avevo dei lucidi capelli. Il fuoco li ha strinati. Avevo dei begli occhi limpidi. Il fuoco li ha fatti di vetro. Un pugno di cenere. Quella sono io. Poi il vento ha disperso anche la cenere.
in Europe and America, there's a growing feeling of hysteria. In Europa e in America c'è un senso di isteria che cresce. What might save us, me and you, is if the Russians love their children too. Una cosa che potrebbe salvare noi, me e te, è che anche i russi amino i loro bambini. Thank you.
Finalmente sono libera. È da poco che sono riuscita a scappare dalla guerra del mio paese, l'Africa. Io ed alcuni miei amici ci nascondevamo dentro delle case che non erano ancora distrutte. Sentivo che fuori c'era confusione e noi lì, con le orecchie tappate per non sentire il rumore degli spari. Ma li sentivamo lo stesso.
gioco. I tuoi giocattoli piacciono anche agli altri bimbi, che spesso non ne hanno, perché ne hai troppi tu. Che i disegni degli altri bambini non sono dei pasticci. Che la tua mamma non è solo tutta tua. Che tutti i bambini sono tuoi amici. E pace ancora. Non avere fame. Non avere freddo. Alcuni ringraziamenti sono doverosi. Intanto i nostri due giovani attori, Marco Rivolta e Francesca Ruggerone. Grazie. La scelta dei testi che hanno fatto loro. Poi ringrazio Giampaolo Caviglia, Lorenzo Tedone e Filippo Piceda per alcuni degli arrangiamenti che avete ascoltato. Ringrazio di cuore tutti i solisti e i musicisti che hanno partecipato con entusiasmo e tanto impegno alle prove per arrivare a questa serata. E... grazie. In ultimo e non in ultimo il nostro maestro Luigi Tedone, regista e ideatore sempre di queste serate emozionanti. Grazie. Grazie al gruppo degli Alpini di Arenzano, sempre in prima linea nel servire, ci hanno dato una mano a allestire la serata e le sedie dove siete accomodati. Un grazie di cuore a Don Giorgio e a tutta la parrocchia per l'ospitalità e lo spazio che ci dedica sempre in occasione della festa patronale a cui teniamo molto.
è davvero una piazza molto importante e calorosa, ci teniamo tutti gli anni. E invito Don Giorgio se vuole dire alcune parole e salutarvi. No, di prediche ne faccio fin troppe, ormai mi dovete sopportare, però mentre si svolgeva il concerto riflettevo addirittura al Vangelo di oggi, no? Si celebra la festa di San Giacomo e racconta il Vangelo che la mamma di Giacomo e di Giovanni è andata da Gesù Cristo a dirgli: senti, io voglio che i miei figli facciano carriera, quindi uno alla destra, uno alla sinistra, per favore. Quando una persona pensa di essere migliore degli altri, non c'ha la pace, mai, mai. E quindi cerchiamo di tante volte di ridimensionare i nostri sogni e le nostre autoconsiderazioni, perché siamo tutti fratelli. Esatto. Auguri. Grazie mille. Mi rimane solamente un ultimo ringraziamento al nostro comune di Arenzano che ci sostiene e ci permette di andare avanti in questo sogno che abbiamo di fare musica insieme. Grazie mille al nostro assessore vice sindaco Daniela Tedeschi, se vuole venire a salutare la platea. Grazie a voi, grazie a tutti. La banda, la filarmonica di Arenzano per noi è veramente un dono prezioso di cui vi siamo grati. Ringrazio davvero anche i due attori perché la scelta dei brani è stata davvero meravigliosa. L'ultima di Beppe è commovente, vi ringraziamo perché ci fate sempre provare bellissime emozioni. Grazie a Don Giorgio, grazie a tutte le persone, grazie di stare qua tutti insieme. Finché siamo qua ad ascoltare queste cose, a condividerle, la speranza di un futuro migliore. Cioè, grazie a tutti e a tutti gli artisti. Ringraziamento, intanto che prepariamo un piccolo bis, e un appuntamento a domani sera, per chi ha piacere, ci sarà un concerto all'interno del salone di Villa Mina, al termine di un anno di corso di perfezionamento di flauto traverso tenuto dal maestro Francesco Loi, primo flauto dell'orchestra del Teatro Carlo Felice. Ci sono alcuni dei ragazzi che avete ascoltato questa sera che hanno fatto questo anno di approfondimento di flauto traverso, e domani insieme al maestro Francesco Loi, al maestro Luigi Tedone, al maestro Dennis Ippolito, che questa sera abbiamo alla tastiera, e suoneranno per voi in Villa Mina alle ore 21. Vi aspettiamo e ancora grazie a tutti. Quello che sta accadendo intorno, quello che stiamo vivendo, quindi si è potuto capire che magari alcuni testi sono stati un po' toccanti, però abbiamo cercato di stare con la musica e continuare la scelta dei ragazzi. Allora, adesso ripetiamo da un song di Marte, così ci scateniamo un attimo, quando vado lì, ecco. E poi finiamo con l'ultima riflessione. Andare a casa con un ricordo, con un pensiero, di speranza. Sono Antonio Di Marco. Allora, Antonio era collegato al tema dell'immigrazione. I nostri bisnonni che hanno fatto la valigia sono andati in Sud America. Il senso era un po' questo, il pensiero è i migranti che arrivano dall'Africa, tutto quello che sta succedendo sull'accoglienza, sulla non accoglienza, sui muri, sui non muri. Allora magari invito Marco e Francesca a rileggere la valigia di Rodari.
Non è grossa. Non è pesante. La valigia è l'emigrante. C'è un po' di terra del mio villaggio. Per non restare solo in viaggio. Un vestito, un pane, un frutto. E questo è tutto. Ma il cuore no. Non l'ho portato. Nella valigia non c'è entrato. Troppa pena aveva partire. Oltre il mare non vuol venire. Lui resta fedele come un cane. Nella terra che non mi dà pane. Un piccolo campo proprio lassù. Ma il treno corre, non si vede più.
Adesso eseguiremo una scenetta con Danny Boy, un nuovo canto irlandese che in Irlanda usano molto anche per accompagnare alcune cose. Non è il nostro caso. Però ricorda appunto il saluto di una mamma che saluta il figlio che parte per la guerra e chissà se tornerà. Tutte le rose